Sin dal loro esordio nel 2014, i Guardiani della Galassia hanno costituito un'anomalia nel Marvel Cinematic Universe. Trattandosi di personaggi di fatto sconosciuti al grande pubblico, la possibilità di sperimentare era più ampia del solito, e nelle mani del regista James Gunn questo potenziale è esploso, donando al cinema uno dei migliori cinecomic mai realizzati. Quando riesci a sorprendere così tanto il pubblico, non deve essere semplice tentare di replicare lo stesso successo. Eppure l'impressione che Guardiani della Galassia Volume 2 ci ha dato è che Gunn si diverta così tanto col materiale a sua disposizione che la cosa gli riesca in maniera del tutto naturale. Questo sequel tratta fondamentalmente le origini di Star-Lord. Sin dai primi minuti apprendiamo che suo padre è Ego, interpretato da un Kurt Russell in ottima forma. Sintetizzandolo al massimo, la trama è tutta qui. Peter Quill conosce suo padre. Come nel primo capitolo, la vera sostanza del film non è affidata tanto alla storia quanto ai personaggi, e qui per fortuna si è avviato anche uno dei problemi maggiori del film precedente, ossia la mancanza di un avversario degno di nota. La minaccia per i protagonisti è reale, e anche se le motivazioni del cattivo principale sanno abbastanza di cliché fumettistico, le sue azioni sono indubbiamente spregevoli e riesce ad essere sufficientemente detestabile. Tutti i personaggi sono caratterizzati al meglio, anche se abbiamo già avuto modo di conoscerli precedentemente, esploreremo nuove sfaccettature della loro personalità. Ci è piaciuto in particolare come sono stati sviluppati Nebula e Yondu, che si rivelano personaggi più profondi di quanto ci saremmo aspettati. La vera new entry nel team di eroi però è Mantis, un'aliena in grado di entrare in profonda empatia con altre creature e all'occorrenza alterarne persino l'umore. Essendo appena stata introdotta, ovviamente, è quella un po' meno approfondita, ma sicuramente nel prossimo capitolo avremo modo di conoscerla meglio. A questo punto forse vi starete chiedendo, e Groot? Beh, lui sta ancora crescendo, è come se fosse un bambino piccolo, quindi per quanto bellissimo e tenero, purtroppo è relegato prevalentemente ad un ruolo di comic relief, e sinceramente non vediamo l'ora di rivederlo in azione in tutta la sua imponenza. È importante segnalare anche la presenza di Sylvester Stallone, che pur avendo pochissimi minuti a schermo, non fa una semplice comparsata, ma interpreta un personaggio abbastanza interessante che probabilmente rivedremo ancora. Ci sono inoltre altri sorprendenti cameo, tra i quali quello dell'immancabile Stan Lee. Dobbiamo sottolineare che siamo davanti al cameo più significativo che il buon Lee abbia mai fatto. In questo film viene praticamente confermata una teoria che già circolava da tempo sulla sua presenza nei film Marvel. Sulla questione della trama non fraintendeteci però, la storia che il film propone è interessante e presenta dei colpi di scena notevoli, forse solo in alcuni punti della prima metà il ritmo sembra zoppicare un po'. Si tratta di un film che, per quanto alla fine è spensierato e di intrattenimento, è scritto bene come pochi. L'impronta di James Gunn è bella evidente e continua a sorprendere. I collegamenti con gli altri film Marvel stavolta sono ancora più ridotti all'osso, e sebbene ci siano numerose scene post-credits, queste sono più che altro gag o anticipazioni del prossimo capitolo dei Guardiani. Invece, sul piano delle citazioni in generale, aspettatevi un bel po' di riferimenti alla cultura pop. Un tema che soprattutto nel finale viene messo in risalto è quello della famiglia, come concetto che va al di là del semplice legame di sangue. Anche se sembra una banalità, l'argomento viene inserito in maniera piuttosto intelligente e riesce ad emozionare. Ciò che rende meravigliosi i Guardiani della Galassia, comunque, rimane il fatto di non prendersi mai troppo sul serio. Anche qui l'umorismo è a livelli altissimi e funziona sempre, si ride dall'inizio alla fine. Il mix tra umorismo, azione e drammaticità è ottimo, anche se ogni tanto il piatto della bilancia pende più in favore della comicità. Ma non lo vediamo come un difetto, visto che tutto il contesto è volutamente scanzonato. La regia è impeccabile e anche nei momenti di casino più infernale si riesce a comprendere qualsiasi cosa e ci sono tocchi di classe non da poco. La fotografia è stracolorata e rispecchia il tenore del film, oltre ad amalgamarsi in maniera eccellente con la colonna sonora, anche stavolta prevalentemente anni 70. Gli effetti visivi e speciali poi sono fantastici, li abbiamo trovati anche migliori del primo film. In Guardiani della Galassia Volume 2, a differenza del suo predecessore, fatichiamo a trovare un difetto che sia realmente significativo. È un sequel di quelli fatti come si deve, che espande quanto già introdotto precedentemente e prepara il terreno per sviluppi futuri, lasciando al contempo pienamente soddisfatti di ciò che si è visto. Emoziona ed intrattiene moltissimo, inoltre continua ad essere il ribelle di Marvel Studios, quello con meno vincoli, che sembra indomabile proprio come i suoi protagonisti, ed è anche questo a renderlo speciale. Io ci ho provato.